Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Adesso c'è la cronaca. Sono stati arrestati dalla polizia due nicemesi sorpresi nelle campagne di Acate a modificare e costruire armi. Vediamo. Arrestati due niscemesi che modificavano armi, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Niscemi, hanno arrestato due niscemesi: Giuseppe Platania, 50enne agricoltore, ed Emilio Ficicchia, 29enne, anch'egli agricoltore, rispettivamente suocero e genero, in quanto colti nella flagranza del reato di detenzione di arma da fuoco clandestina e detenzione di munizionamento per arma da fuoco, illegittimamente detenute presso l'azienda vivaistica di loro proprietà che si trova in territorio di Acate. Entrambi erano incensurati. In particolare, nel pomeriggio di ieri, a seguito di articolata attività info-investigativa, si apprendeva che i due odierni indagati nella loro azienda agricolo-vivaistica, sita incontrata di Rillo Monello, potessero detenere illecitamente delle armi. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione presso i locali dell'azienda, durante la quale, in una camera da letto della casa rurale, sono stati trovati dentro l'armadio, avvolte in una coperta, una pistola giocattolo modificata in modo da realizzare una pistola semiautomatica calibro 6,35 e un caricatore inserito a pieno carico di cartucce. Nello stesso posto è stato trovato un contenitore di colore blu in plastica con all'interno altri proiettili calibro 6,35 ed ancora c'erano altre pistole a gas ed a salve, tutte prive di tappo rosso e che presentavano dei chiari segni di tentativo di alterazione. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa. La scorsa notte a Santa Croce è stato tratto in arresto un tunisino di 34 anni e tentato insieme ad altri complici di addentrarsi all'interno di un cantiere edile per rubare del materiale. Fermato Yassin Boulaoui, tunisino 34enne, il questore di Ragusa ha disposto dei controlli del territorio sia nelle aree rurali sia nelle aree extraurbane. La notte scorsa le guardie giurate addette a sorvegliare l'impianto fotovoltaico collocato a Santa Croce Camerina, in contrada Pescazza, hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine perché hanno notato delle persone sospette. Gli uomini delle volanti, giunti sul posto, si sono accorti che un tunisino, insieme ad altre persone munite di attrezzi per tagliare la recinzione, si addentrava in un cantiere per sottrarre del materiale da cui trarre profitto. I malviventi, per evitare che le guardie giurate avvisassero la polizia, hanno lanciato loro dei sassi. Al reato hanno partecipato anche altre tre persone. Uno di questi si trovava alla guida di una Peugeot 207 proveniente da Scicli. Il conducente, alla vista dei militari, è scappato, ma è rimasto coinvolto in un incidente stradale in una contrada vicina. Abbandonata l'automobile, è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il personale della volante, nel frattempo, ha arrestato il giovane tunisino che ha tentato di scappare in sella ad una bicicletta. Il malvivente, per scampare alla punizione, ha anche inscenato un malore, pertanto è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, dal quale è stato dimesso qualche ora dopo. Sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri responsabili. E ancora cronaca, torniamo a parlare dell'omicidio di Salvatore Di Grandi. Ieri è stata eseguita, l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto il magistrato vuole approfondire le indagini e si ipotizza che alla base dell'omicidio ci sia una lite avvenuta nell'ultima ora. Vediamo. Eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Salvatore Di Grandi. Adesso ci vorranno 60 giorni per depositare la perizia. A disporre l'autopsia è stato il pubblico ministero Claudia Maone. L'esame autoptico dovrà accertare quindi quanti colpi di pistola sono stati sparati contro Di Grandi e dovrà confermare anche la dinamica dell'omicidio e vedere quindi se combacia con quella riferita da Caruso. Intanto oggi gli avvocati dei due indagati depositeranno il ricorso per ottenere la scarcerazione o quantomeno gli arresti domiciliari per Caruso e Scatà. Nel frattempo, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale, Andrea Reale, ha richiesto alla polizia ulteriori indagini per chiarire meglio alcuni particolari della vicenda. Il magistrato comunque non ha escluso la premeditazione dell'omicidio, ma ha fatto presente che il litigio potrebbe essere avvenuto all'ultima ora e non risalente a 3 anni prima, come ha confessato lo stesso Caruso. Il magistrato, dopo l'interrogatorio di lunedì, non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto, ritenendo non esserci presupposti per un pericolo di fuga, ma ha emesso il provvedimento di misura cautelare in carcere per gravi indizi di colpevolezza. E questa mattina la squadra mobile di Ragusa ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare di Giovanni Caruso e Alfredo Scatà. Gli investigatori hanno proceduto al sequestro di tre proiettili esplosi contro la vittima, estratti dal medico legale. Sono ancora in corso indagini per verificare ulteriori elementi raccolti. Ed è stata fermata ieri a Ragusa dalle volanti della polizia un'auto sospetta con a bordo tre albanesi. Dai controlli effettuati si è visto che il conducente risultava sprovvisto di patente.
Denunciato in stato di libertà un cittadino albanese di 25 anni residente a Canicattini Bagni in provincia di Siracusa. Alle 9 di ieri a Ragusa, in pieno centro storico, l'attenzione degli agenti di una volante è stata attirata da una BMW con tre persone a bordo. Il conducente, alla vista dell'auto della polizia, ha effettuato delle brusche manovre a fine di eludere il controllo. Poco dopo la BMW è stata fermata e si è accertata che sulla stessa viaggiavano tre cittadini albanesi, di cui due di essi già erano delle forze dell'ordine, poiché in passato erano stati denunciati rispettivamente per furto e per possesso di attrezzi atti allo scasso. Durante il controllo inoltre è stato accertato che il conducente dell'auto si trovava alla guida senza aver conseguito la patente ed il veicolo non era in regola con le norme del codice della strada poiché è sprovvisto di copertura assicurativa. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare il motivo per il quale gli stessi si trovavano a Ragusa e, considerato che sono residenti tra Pozzallo e Canicattini Bagni, a loro carico verrà emesso il divieto di ritorno nel comune di Ragusa con provvedimento del questore. È curioso episodio sulla strada che collega Vittorio Scoglitti, uno degli autovelox, infatti è andato in tilt e ha iniziato a scattare foto a tutti gli automobilisti in transito. La polizia municipale ha comunque rassicurato che non arriveranno le multe. Autovelox in tilt sulla strada Vittorio Scoglitti, ma nessuna multa arriverà agli automobilisti. Il comandante della polizia municipale di Vittorio, Cosimo Costa, chiarisce quanto accaduto lunedì scorso all'impianto autovelox installato al chilometro 1,6 della strada provinciale 17 Vittorio Scoglitti. A partire dalle ore 19 circa, ha spiegato Costa, il flash dell'autovelox è iniziato ad accendersi ad ogni passaggio di autovettura, indipendentemente dalla velocità con cui la stessa transitava, ingenerando negli automobilisti la preoccupazione che potesse essere elevata a loro a carico la sanzione per eccesso di velocità, nonostante che gli stessi avessero percorso quel tratto di strada mantenendo l'andatura al di sotto del limite consentito, che è di 60 km/h. Sono pertanto arrivate alcune telefonate al comando di polizia municipale che descrivevano l'accaduto e chiedevano l'intervento di una pattuglia sul posto per una verifica. Il personale di polizia municipale si è subito reso conto di ciò che stava accadendo ed ha prontamente rintracciato il personale tecnico che si è recato sul posto per ristabilire il normale funzionamento del flash e ha accertato che nessuno scatto era stato registrato dall'apparecchiatura in quel frangente. Il comando di polizia municipale si scusa per l'inconveniente e nel contempo intende rassicurare tutti gli automobilisti che sono transitati sulla strada provinciale 17 dalle ore 19 alle ore 20, ora in cui è stata ristabilita la funzionalità del flash, che nessuno di loro sarà raggiunto da verbale per eccesso di velocità, in quanto l'apparecchiatura non ha registrato alcuna violazione. Lasciamo la cronaca, cambiamo argomento. L'assessore alla pubblica istruzione di Comiso, Giulia Di Giacomo, rende noto che da domani, venerdì 25 ottobre, saranno in pagamento le somme relative ai rimborsi per gli studenti pendolari dei mesi di aprile e maggio 2013. Le somme di denaro possono essere riscosse dagli aventi diritto presso gli sportelli della Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia di Comiso, sita in piazza Fonte Diana. E cambiamo argomento, ci occupiamo del consorzio universitario. Questa mattina i dipendenti hanno incrociato le braccia per chiedere certezze sul loro futuro. Intanto prosegue la querela tra la provincia e il comune e il consorzio a proposito dei conti dell'ente. Sciopero oggi dei dipendenti del consorzio universitario Ebleo, sostenuti dai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL e OGL. Intanto sull'operazione Verità e sulle cifre del consorzio, il commissario della provincia Giovanni Scarso ha affermato che l'ente ha iscritto in bilancio il contributo di 150.000 euro per la gestione del consorzio, che ha già liquidato nel mese di giugno per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, e un'altra somma di 160.000 euro per l'accordo transattivo con l'Università di Catania. I tre punti alla base dell'avvertenza portata avanti dai dipendenti riguardano: il primo, la necessità da parte di Comune e Provincia di istituire nell'arco di qualche giorno un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali per la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione 2013 al fine di individuare gli apporti finanziari in consonanza con le obbligazioni assunte dai due enti. Il secondo, l'istituzione di un tavolo tecnico tra le parti, Comune, Provincia e sindacati, al fine di porre in essere un chiaro ed inequivocabile processo di conoscenza della reale condizione finanziaria del consorzio. Il terzo, la convocazione aperta di una seduta del Consiglio Comunale di Ragusa per affrontare, in presenza del commissario della provincia, le problematiche che attraversa il consorzio. Al momento l'unico punto che ha trovato riscontro è l'istituzione del tavolo tecnico insediato dal vicepresidente del consorzio Gianni Battaglia e anche l'approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte della provincia regionale. È stato firmato a Bruxelles il patto dei sindaci che prevede uno stanziamento totale di 5 miliardi di euro.
Comiso, comune capofila in provincia di Ragusa, potrà presentare progetti di implementazione della politica di energie alternative per circa 30 milioni di euro. Ne dà notizia il sindaco Filippo Spadaro in rappresentanza dell'Associazione dei Comuni Sinergia Iblea. Nel 2008 la Commissione europea lanciò il patto dei sindaci, ha spiegato Spadaro, con lo scopo di coinvolgere città e cittadini nello sviluppo e nell'implementazione della politica energetica dell'Unione europea. Il tutto con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica con misure di efficienza energetica. Siamo fiduciosi, ha concluso Spadaro, sul buon esito di questa adesione perché potrà avere dei risvolti positivi nel territorio in termini di pulizia dell'ambiente, utilizzo delle energie rinnovabili e sull'occupazione. Bene, con questa notizia termina qui il nostro DG. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.